Cominciamo con le presentazioni. Sono Don Marco Torre, sono direttore del servizio di pastorale familiare, un tempo definito ufficio. Silvio Traversaro, sono ricercatore in robotica all'Istituto Italiano di Tecnologia. Sono Don Mario Cagna e sono direttore d'ufficio di pastorale della salute delle diocesi di Chiavari, cappellano ospedale a Sestri, assistente spirituale in hospice a Chiavari, un po' di collaborazione con il Gaslini e diverse realtà di cure palliative in Italia come formatore. Io sono Francesco Razzetta, sono medico e lavoro presso i reparti di chirurgia della nostra azienda sanitaria locale. Luca Manfredini, sono un pediatra, sono il responsabile delle cure palliative e della terapia del dolore dell'ospedale Gaslini di Genova. Don Marco, pastorale familiare in che senso? Familiare. Innanzitutto abbiamo desiderato, voluto cominciare a parlare non più di ufficio, ma di servizio. E servizio nel senso della pastorale, cioè la cura della vita delle persone. Avvertiamo che la vita delle persone non ha semplicemente uno spazio dentro le chiese, ma ce ne siamo resi conto da tempo, avviene anche fuori dalle chiese. Il cristianesimo da sempre, fin dall'inizio, Gesù di questo è stato veramente un maestro, non ha avuto solo parole da dire in chiesa. Quindi un cristianesimo che non prende la parola solo in chiesa, ma innanzitutto sa dare parola all'esperienza della vita. E in questo abbiamo cominciato a cercare gli ambiti della vita e questo l'abbiamo cercato non tanto nei concetti, nelle teorie, ma attraverso dei verbi. Vuol dire che la vita innanzitutto non è un concetto, ma è un agire. E dentro questo agire la vita comincia a porre anche delle domande. A volte fa venire un po' le vertigini, a volte ti pone dei quesiti a cui non sai dare risposta. E il cristianesimo noi avvertiamo che può avere per me, come per tutti, a volte delle risorse per cercare insieme queste risposte. Papa Francesco, una delle sue frasi famose, ci dice che la realtà è superiore alle idee. Ecco, allora, come è stata declinata la realtà della famiglia? In quali ambiti avete voluto, con la tua equipe, trasfondere questo, modo di approcciare la pastorale della famiglia nella realtà, che ritenete essere più importante per quest'ambito primario della vita dell'uomo? Sì, innanzitutto non è questa stasera vediamo alcune persone e direi anche che sono molto grato a loro per la loro disponibilità, ma anche per la competenza che portano con sé. E però è uno delle equipe. È una realtà dove la vita non è molto semplice, è complicata e complessa. E in questo senso anche la vita delle famiglie è anche a vari ambiti. E per questa ragione ci sono varie equipe. In modo particolare abbiamo percepito che la vita delle famiglie conosce dei momenti, quindi delle stagioni, in cui è fondamentale attraversarle. Una di queste, quindi una di queste dimensioni, noi abbiamo avvertito che c'è un momento della vita dove il perdere, il cominciare ad avvertire che alcune cose che credevi di avere scontate, che possedevi e davi per ovvie, non sono sempre così ovvie e quei momenti sono momenti non facili da attraversare. Ma il perdere è una delle dimensioni ed è un po' quello che vorremmo un po' trovare un dialogo stasera, ma poi ce ne sono altri, come l'amare, come il nascere, come il diventare grandi, che a volte ci impiega proprio tempo e a volte non è facile accompagnare anche la vita degli adolescenti, ma questi sono altri ambiti. Stasera vorremmo attraversare questo ambito, uno dei vari ambiti in cui la vita delle case, la vita delle famiglie, a volte fa difficoltà anche a trovare le parole, ma anche i significati per cui vivere e anche appoggiarsi.
Il tema del perdere, allora cerchiamo di scoprire insieme cosa significa, e questo lo chiederei a Luca, che con il tuo lavoro ti trovi davanti alla perdita più grave, la perdita del figlio tante volte. Sì, Don Marco diceva fasi della vita, l'amare, il nascere, il crescere. All'inizio ci eravamo dati questo tema che era il soffrire e il morire, poi dopo abbiamo cambiato in perdere. Sì, per lavoro io mi occupo di bambini purtroppo che sono inguaribili e che spesso perdono la loro vita, ma proprio per questo dobbiamo riflettere sul fatto che i genitori prima perdono l'idea di avere un figlio che diventerà grande. E ancora prima di tutto spesso perdono l'idea di non essere dei genitori adeguati per questa situazione. Allora, come diceva Don Marco, forse dobbiamo riflettere sul fatto che nella vita noi non solo abbiamo delle grazie e abbiamo dei doni, ma ci sono dei momenti in cui facciamo fatica. E proprio nella fatica si vede quanto la comunità e quanto l'essere insieme riesce a darci quel valore in più, quell'aiuto in più, quella motivazione in più che ci permette di superare queste perdite. Noi diciamo di un limite dobbiamo farne una risorsa all'interno del nostro lavoro. Ecco, quando una perdita diventa una perdita importante, dobbiamo cercare di vedere altro e vedere oltre, perché vedendo altro e vedendo oltre riusciamo a trovare anche un senso. Nell'ambito medico c'è un perdere gravissimo, di quello ci hai parlato Luca, c'è anche un perdere della salute, un perdere che viene col passare del tempo e anche un perdere che viene dall'avere delle aspettative che non si realizzano. Allora chiediamo a Francesco, Razzetta, nel tuo ambito di lavoro ti trovi di fronte a famiglie che chiedono e a persone che chiedono una diagnosi alle quali devi dire delle cose che riguardano questo ambito. Sì, diciamo che proprio questa esperienza del dover comunicare con persone che sperimentano una perdita ti fa misurare tutta la tua personale fragilità nei confronti di questo tipo di esperienza. La propria insufficienza, ecco, nel poter comunicare in modo adeguato e in modo il più possibile umano, gentile, ecco, a volte verità pesanti, ecco. Però ci si rende anche conto della propria personale insufficienza nei confronti di quella che può essere poi nella vita il perdere per se stessi, più ancora che per gli altri, ecco. E ci si rende conto di come avendo vissuto sempre una vita in salute, in attività, senza disabilità, rende poi ciascuno impreparato nei confronti del momento in cui, come a tutti succederà, si sperimenterà questo tipo di perdita. Ed è qui, secondo me, che è importante che come persone e anche nell'ambito ecclesiale ci sia un percorso che aiuti le persone, ma già quando non sono nella condizione della perdita, ad avere gli strumenti per affrontare poi questo tipo di momenti, ecco, per se stessi e anche quando sperimentano la perdita di familiari o di persone vicine. Perdere può voler dire anche cambiare, e a volte il cambiare offre opportunità. Certamente, ecco. Noi abbiamo scelto il perdere come titolo, diciamo così, di questo tipo di esperienza, perché crediamo che la perdita è un'esperienza di tutta la vita, ecco. Ed è bene che ci si educhi alla perdita fin da quando si è ragazzi. È un problema anche educativo che si lega un pochino anche ad altri ambiti come quello del crescere, come che ha citato anche Don Marco. Ecco. L'esperienza della perdita deve essere un percorso
lungo tutta la vita ed è un percorso, secondo me, abbastanza difficile nei tempi di oggi, dove l'immagine della persona è sempre l'immagine della persona vincente, anche solo in ambito sportivo, della persona perfettamente in salute, della persona sportiva che a qualunque età cura il proprio benessere, ecco. Questa è l'immagine che noi coltiviamo attualmente, che però poi si scontra con tante esperienze invece piccole e grandi di perdita. Silvio, perdere vuol dire anche riconoscere dei limiti che sono invincibili per certi aspetti e che ci danno però la misura della realtà, appunto. Sì, perdere ci piaceva come termine anche perché è una dimensione che abita tutta l'esistenza e non solo quella, diciamo, più legata alla morte, quella più legata alla malattia, ma è un perdere che ci accompagna in tutte le dimensioni della vita, un perdere che può essere sia, diciamo, anche legato a esperienze di cambiamento in cui c'è una perdita di una vita precedente legata per esempio al passare dalla casa coi genitori a una casa da soli, perdere comunque la casa precedente, e di conseguenza pensavamo che fosse necessario anche all'interno delle parrocchie avere dei momenti di educazione delle nostre comunità all'esperienza del perdere. E in questo è ritornata una parola, l'hai ripetuta adesso, si tratta di una esperienza, Marco ci diceva, non un ragionamento, ma un'esperienza sulla quale ci si vuole verificare. Il cammino che avete fatto è stato intessuto di esperienze. Assolutamente. Diciamo, se posso parlare, anche quando, diciamo, avevamo gli incontri di discussione, spesso si parlava più di esperienze. Io, rispetto, diciamo, ad altri membri dell'equipe, non ho una particolare, per ragioni professionali, relazione con questi temi, però, diciamo, ho svolto anche il ruolo della persona meno legata che poteva raccogliere e sentire le esperienze che venivano raccontate e anche darne, diciamo, quelle dal testimone di una persona, diciamo, laica, né un sacerdote che per ovvi motivi segue diciamo, i momenti anche più legati al perdere, nel senso proprio dei funerali, dico in maniera, diciamo, dicendolo male, oppure legato più ai medici, che ovviamente sono legati più alla dimensione della malattia. Io, diciamo, portavo un'esperienza più, diciamo, legata più al resto della vita, che anche loro vivevano, ma io più centrata su quello, perché anche altre persone, diciamo, che non avevano un background più legato, ma, diciamo, vedendoci tutti assieme, diciamo, abbiamo raccolto queste esperienze di tipo diverso proprio nel lavoro dell'equipe per, diciamo, focalizzare queste esperienze del perdere, questa raccolta, questo lavoro sulle esperienze del perdere. Don Mario, tanti anni cappellano dell'ospedale, tu sei stato vicino, sei vicino a tante famiglie. Molte volte hai vissuto anche il disagio di chi fatica ad accettare una situazione di perdita, di sofferenza, di lutto, di cambiamento. Qual è il tuo vissuto, la tua esperienza? Torniamo su questo tema, a questo proposito. Ma spero credo di dirlo senza giudizio, ecco, ma proprio una valutazione, quello che vedo, che non necessariamente chi viene da un background cristiano, magari non particolarmente approfondito, vive in modo più, come posso dire, rassicurato dalla attrezzato. Fede. Attrezzato. Sì, esatto, manca un po' l'attrezzatura per affrontare il tema originario nostro del soffrire e del morire, come era il titolo iniziale, e anche quello del perdere. E allora questo mi sembrava che veramente la pastorale familiare avesse senso, perché poi è qualcosa che quell'attrezzatura si respira nella comunità cristiana, nei luoghi di formazione, ma si respira anche in casa.
Ecco, non sempre al letto del paziente chi ha un background cristiano sta portando qualcosa di esperito, di cresciuto all'ascolto del maestro, in cui Gesù veramente vive profondamente l'esperienza del guardare il mistero, del perdere, che è qualcosa che ha a che fare col crescere, con la vita. Non è un imprevisto perdere la salute, è una certezza. Però questo non è quello che ci viene spesso detto nei nostri percorsi anche educativi. Quindi questa è la prima esperienza. L'altra esperienza è stata, proposto il tema del perdere perché un giorno, facendo un lavoro di formazione con un gruppo di equip professionali, professionisti già di cure palliative, mi sono detto che non sempre nei percorsi di formazione si lavora sulle perdite e anche sul modo di guardare la propria perdita. E ovviamente un palliativista, qualunque sia il suo ruolo, infermiere, medico, psicologo, fisioterapista, eccetera, eccetera, ovviamente ha a che fare col perdere. Che sia il palliativista del bambino o dell'adulto, ma si ha a che fare col perdere. E di colpo, pochi giorni prima di iniziare questa giornata, era in 4 ore, in 2 sessioni, mi sono detto: ma mi sto imbarcando in qualcosa di un po' pericoloso, perché come reagiranno queste persone? In realtà è stata una giornata che mi hanno detto commovente, ma molto bella. Perché poi la cosa che abbiamo respirato anche recentemente, ma non tanti mesi fa, un lavoro, è che poi abbiamo bisogno di confrontarci, per quello che pensavo che fosse importante un laboratorio, non un portare un bel ragionamento, una bella catechesi, un bel discorso. Guarda, a me questa cosa ha fatto così bene. No, è un laboratorio, cioè si costruisce insieme, perché è un'esperienza che si fa tutti. E ciascuno porta qualcosa. L'attesa che si ha nel perdere è un'attesa di speranza, è un'attesa di ulteriorità, non è solo un lasciare indietro qualcosa. Intanto l'esperienza del perdere va guardata. Nel momento che guardi il perdere e smetti di dire non ci voglio neanche pensare, e lo voglio dimenticare nel più breve tempo possibile, scopri che c'è qualcosa di prezioso. A volte scopri che c'è qualcosa di molto vitale lì dentro, per cui diventa una spinta. Non a caso, noi a Chiavari abbiamo da poco i volontari nelle cure palliative. Alcuni di loro hanno vissuto una fatica del lasciar perdere, in quel caso proprio un decesso, una morte, ma hanno voluto rientrare per prendersi cura di altri, cioè è diventato creativo. E la terza cosa è che è un'arte che si impara e le arti chiedono una capacità di base, ma quella umana, ma anche poi un allenamento, un addestramento, una praticità dell'entrarci dentro, perché si ha anche una dimensione di capacità che si allena. Ecco. Queste tre cose credo che siano dentro un contesto che sia pieno di speranza poi. È facile dire che tutte le cose alle quali siamo educati, formati, sono in ordine alla vittoria, in ordine al successo, alla realizzazione, al compimento, a tutte queste cose. Come si può allora scoprire che questa dimensione del perdere è essenziale per una visione reale della nostra vita e per poter affrontare la realtà del nostro vivere che comprende questa pagina, questa dimensione che poi da ultimo sarà totale, anche perché hai detto che qua non voglio menar ramo o far ritornare alla mente una frase di un film di Benigni, ma poi una certezza è che prima o poi per noi verrà anche l'ultimo momento. Sì, credo che
la meta non sia la vittoria, ma sia la completezza. Cioè, noi a un certo punto arriviamo ad un essere persone complete, non perfette, non senza difetti, ma che si vive una certa completezza. Io dico spesso, e so che chi lavora in cure palliative capisce, ma credo anche qualcun altro, ci credo che sia possibile, che a volte è possibile vedere persone che muoiono guarite. E la guarigione è proprio questo, arrivare ad una completezza di sé. E non dipende da quanto, da che età si ha, è veramente un percorso interiore e probabilmente nella vita viviamo diversi step di completezza. Cioè, è come se poi arrivassimo ad un certo compimento che non è necessariamente una vittoria, ecco, può essere anche, però senti che hai raggiunto una buona completezza. Su questo credo, Don Marco, allora ci siano spazi perché la comunità cristiana abbia di che riflettere, di che scoprire e anche di che essere testimone. Sì, io ritengo che oggi come oggi ci sono tanti bravi parroci, tante brave persone dentro le nostre comunità e quando accade l'esperienza del perdere, può essere quella ultima e definitiva, ma tante altre siano capaci di accompagnare quei momenti. Purtroppo però, come veniva anche detto poc'anzi, non abbiamo delle attrezzature, non ci siamo allenati, non abbiamo avuto l'arte dell'artigiano in questo compito, per cui non abbiamo delle strumentazioni un po' elaborate, un po' lavorate, per cui ci affidiamo ad un armamentario un po' desueto, che rischia di avere solo una funzione in chiesa, ma non capace di darci una competenza, anche un'arte, da artisti in questo senso, nell'accompagnare invece la vita delle persone, in quel momento lì, fuori dall'ambito prettamente rituale. E questo credo che è un po' quello che vogliamo un po' proporre, anche non solo dire che noi ci siamo come equipe, ma innanzitutto che invitiamo chi desiderasse coinvolgersi in questo tipo di esperienza, cioè darsi un tempo in cui diventare un po' artigiani dentro l'esperienza del perdere, darsi delle piccole competenze, credo che noi avremo voglia, anche indicando una mail, un numero di telefono, offrire anche ad altri il coinvolgersi in questo tipo di esperienza. A me pare che il cristianesimo non debba essere più quell'elemento che trova parola dentro le chiese, ma è capace di riuscire a dare parola a quelle esperienze che a volte proprio nelle vite della gente, in quei momenti anche un po' drammatici, dove a volte ti vengono anche le vertigini a dover toccare quel momento. Uno dice la mia morte, non ci voglio pensare. Ebbene, noi sappiamo che oggi la nostra società ci invita a non pensarci, ma credo che forse dandoci fiducia, che è possibile anche pensarci insieme, questo credo che attivi in noi delle risorse inaspettate. Luca, una parola conclusiva su quello che ci siamo detti questa sera. Ma dicevo prima, un limite, una risorsa. Una perdita deve essere non un momento di fine, ma un momento di passaggio. Francesco? Direi, l'esperienza del perdere ci richiama alle nostre paure più profonde, ecco. Credo che abbiamo bisogno di un percorso di guarigione da questo tipo di esperienza normale nella nostra vita. Don Mario? Le cose e le relazioni hanno in sé la sorte di essere perse e noi siamo capaci di gestire le perdite. A volte non abbiamo la fiducia in noi stessi che siamo capaci e credo che ci sia bisogno di nutrire questa fiducia, perché diventa un'occasione di ritrovare, di crescere
anche in modo imprevedibile. Silvio? Perdita è un'esperienza, come abbiamo già detto, e è qualcosa di cui abbiamo bisogno di una nuova educazione, un qualcosa di cui abbiamo bisogno di fare esperienze di educazione al perdere. Don Marco. Io ho un desiderio che la nostra esperienza ecclesiale, io lo sento che sta rinascendo anche in noi e anche in me, non sia una realtà che sia solo capace di essere brava a fare dei riti dentro le chiese, anche, ma diventi sempre di più esperta di umanità. E questa è una cosa che sento decisiva. E qui raccolgo una battuta di un film in una serie televisiva che forse qualcuno di noi ha visto su Sky, Young Pope, dove il protagonista, il Papa in questo caso, dice dopo un momento molto drammatico della sua vita, tessuto anche di fronte al mistero che lui ha sempre voluto e decisamente richiamato a tutti, si è posto una domanda semplice: ma abbiamo perso o abbiamo trovato? Questo ci lasciamo, avete visto in sovraimpressione i riferimenti per poter prendere contatto con questo servizio, non un ufficio ma un servizio che è a disposizione di tutti e che può accompagnare l'esperienza della perdita o la preparazione a dire questa esperienza umana voglio viverla in maniera, come si è detta, da artigiano un pochino più attrezzato.